Sono insetti fondamentali per il nostro ecosistema, responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali del pianeta. Parliamo proprio delle api, vere e proprie sentinelle del nostro territorio, impiegate nel progetto di biomonitoraggio. Se ne è discusso questa mattina proprio al Dipartimento Ambiente, Agricoltura e Alimenti dell'Unimol, unitamente ai responsabili scientifici del progetto, al Galmolise e alle associazioni apistiche. Professor Avino, è proprio il caso di dire le api in campo, sentinelle contro l'inquinamento? Assolutamente sì, come spiegherà il professor De Cristoforo, ha già spiegato il professor De Cristoforo, le api sono per loro natura, tra virgolette, girovaghe, possiamo dire. È proprio questa potenzialità di andare in giro permette alle api di essere un biomonitor molto importante, perché a quel punto raccolgono, è il caso di dire, tutto quello che c'è nell'ambiente circostante. Le analisi sulle api e sul miele corrispondente ci permette di individuare quella che è la criticità all'interno di un territorio. Lei si occupa della parte chimica, abbiamo già dei risultati? Abbiamo dei risultati, il focus del progetto era sulla parte inorganica, quindi ci siamo concentrati sulla componente inorganica, quindi vuol dire metalli, cosiddetti metalli pesanti per la loro importanza sia chimica ma anche fortemente tossicologica. I metalli in questione sono fondamentalmente arsenico, nichel, mercurio, piombo, antimonio e poi alcuni altri elementi che sono importanti non solo dal punto di vista tossicologico ma anche eventualmente nutrizionale a seconda delle varie dosi. Alla fine della campagna di monitoraggio con le api si è rilevata una presenza costantemente al di sotto dei limiti consentiti di metalli pesanti nell'intero territorio campionato, ha dichiarato Antonio De Cristofaro, entomologo e docente di apicoltura presso l'Università degli Studi del Molise. Possiamo dire fisiologica di questi metalli pesanti nel nostro territorio, ovvero paragonabile a tutti gli altri siti, si tratta di presenza globale, comunque al di sotto dei limiti ammessi negli alimenti. Il problema adesso sarà seguire le loro variazioni nel tempo, che sono quelle che poi ci indicano se effettivamente l'ambiente sta peggiorando o migliorando rispetto a un dato livello che è quello che abbiamo stabilito con questo progetto.